riusciremo a giocare a Returnal, amici? Ce la faremo? Dai, si accettano scommesse. Ce la possiamo fare. Ultimamente mi dà un po' noia il piercing. Fa un po' male. Ok, non tocco niente. Ah, cambio solo i sottotitoli che ve li metto medi e non tocco nient'altro. Sì, tutto bellissimo. Tutto fantastico. Let's go. Esatto, Lenny, volevo flexare la connessione. Ma c'è da sparare? Spero non ci sia da sparare col pad, se no mi sparo da sola. Mi sparo sui piedi se devo sparare col pad. Tantissimo? Col pad? Oh. Si spara continuamente? È solo sparare? Sparare col pad è tipo la cosa più brutta da fare nella storia della vita. Per i PC player. Sottolineiamo. Ah, è un FPS. Pure. C'è una sorta di auto-aim. Se muori è meglio perché sblocchi un botto di storia. Bullettel roguelike che ti aspettavi. Non pensavo fosse uno sparatutto. Vabbè, oh, mi abituerò a sparare col pad, altrimenti morirò e basta. Mayday, mayday. Dateci un po' di contesto. Dove va questa signora con la sua navicella spaziale in mezzo a questa tempesta? Dove si schianta con questo baby shuttle? Ava Ria. Che bellissima. Che bello. Scusate. Puoi usare la scusa che muori spesso se vuoi sbloccare, perché vuoi sbloccare la storia. Che brutti gli FPS giocati col pad, però tipo anticristo. Per me è abbastanza. Astra. Qui se l'è. Grazie. Sono precipitata su Atropo. Mi sono salvata. Ma Helios no. La tuta è ancora operativa, ma non ho più la mia pistola. Tengo aperto il canale. Ah, non ho la pistola, quindi non posso sparare. Così faccio tipo scan. Figata. Abbandono Helios. Seguo il segnale della pallida ombra. Oh. Ma posso anche lanciarmi di sotto qua? Nei vari punti. Questa foresta è disseminata di rovine di una xenociviltà. Mura, fondamenta e statue antiche. Ma il pad fa tipo una roba strana. Lo sento come se picchiettasse, come se sentissi la pioggia. Figata. Cioè, sento piovere sul pad. Fa tutto. Non ve lo so spiegare. Tipo una sensazione leggera sulle mani, come se mi stesse piovendo in mano. È spettacolare. Obolite, alimenta gli xeno dispositivi.
Raccogli. Cos'è un obolite? Diario esplorativo, Atropo. Ho trovato un cadavere, un esploratore Astra. Verifico l'identità sul suo casco. Sono io. No, sai se ti, cioè, ti capita una roba così, quanto male ti prende? Trovi te stesso morto su un pianeta alieno con una pistola. La mia pistola. La mia pistola. Proseguo verso l'origine del segnale. Mamma mia. Capito quanto male ti piglia. Ok, allora si spara così. Spara durissima, ragazzi. Sparare al segnale? Sì. C'è tipo l'auto-aim per aiutare i PC gamer? Non esiste. Ciao, Aquilus! Aquilus TV, grazie mille per la resub. Bentornato per il settimo. Grazie per il supporto. Cos'è? Elemento ignoto, analisi preliminari, elemento sicuro potenzialmente benefico. Silfrio. Rilevata una potenziale risorsa, compatibile con la riparazione della tuta. Classificazione, Silfrio. Ah, posso riparare la mia tuta? Comunque già mi piace, raga, sembra molto figo. Anche l'atmosfera mi piace tantissimo. Equipaggiamento. No, allora io la tuta devo riparare. Danni dell'arma, indice competenza, integrità. Ma l'integrità è al 96%. Sono integra. Ok. Daga sull'origine del segnale. Allora, aspetta. Così facevo una sorta di scan. Qui è chiuso. Serve una chiave. Wow! Ok, non sembrano amici questi. Secondo voi fanno del male? No, mi seguono, ok, ma non mi fanno del male. Del male. Sono solo fighi. Bellissimi. Sono io di nuovo. Ho incontrato fauna sapore. Oh mio Dio, raga. What? Oh cacchio. Posso prendere uno spadone e combattere in melee stile Souls? No, eh? No raga, per me è difficilissimo sparare così. Faccio ricarica, ricarica. Non ho delle ricariche per l'arma. Wow. No, non c'è tempo qua. Fauna ostile eliminata. Che ansia. Non mirare, specialmente con questi nemici. Ma inizia a diventare complicato se non miro. Una registrazione. L'ho inserita nella banca dati. Comunque è fighissimo. Bello. Diario esplorativo. Antropo. Tempo trascorso. 30 minuti dall'ultimo schianto. Intere zone della foresta si ridispongono come tessere di un mosaico fluido a ogni mio. Ogni volta che torno, per il protocollo di Astra, non verranno a prendermi finché non avrò trovato il segnale. Se mi senti, sei in trappola anche tu. Bene. Elemento ignoto. Non ricordo di averlo registrato.
Chiave atropica. Ah, mi apre quel portale che avevo trovato là dietro. Molto figo. E Cuphead? Ce l'ho la chiave. What? Non l'ho presa? Non l'ho presa? Ah. Ho premuto triangolo. Credevo l'avesse presa in automatico dopo che avevo premuto. Ah, l'ho solo analizzata. Ok. Scatto. Fico. Allora, quelli mi sanno di morte. Bellissimo lo scatto. Qua si muore. O forse no. Sono finita. Oh. Questo che cos'è? Una luce? Questi cosi che si aprono mi fanno... Oh! Merda. Dai, che era morto quello. Ok. Perché sono rossa a livello sovraccarico? In che senso? Cos'è sta roba viola? Poi io raccolgo cose che trovo. Sì, è bellissimo, raga. Che sembrano forse velenosi sti robi viola. Sono sicura che siano positivi. Allora, vedo una roba anche laggiù. Elemento ignoto. Chiave maligna. Apre i portali ai contenitori chiusi ma intrisa di malignità. Oh no! E ora sono in avaria! Gli oggetti le avarie sono oggetti negativi causati dagli oggetti maligni o da parassiti. Rimuovi una avaria seguendo le istruzioni sul lato destro dello schermo. Ok, indaga... No, aspetta, sul lato destro. Cioè... Fabbrica oggetti. Danni dell'arma meno 50%. Ma è tantissimo. Devo fabbricare un oggetto per farmela passare. Sì, ho visto bene. Con integrità al massimo danni d'arma. Fabbrica oggetti. Come posso fabbricare oggetti? Dovrà darmi qualcosa per fabbricarlo. No, aspetta. Ho una chiave. Non mi serve per arrivare di qua. Ma è procedurale? Cioè, ogni partita è diversa? Ho trovato un cumulo di cadaveri xenomorfi. Probabilmente sono gli artefici di queste rovine. Potrebbero essere i senzienti che trasmettono la pallida ombra. Assorbe i miei colpi. Ecco.
Devo trovare il modo di craftare. Nuova voce banca dati, voce eterna. Ho provato in ogni modo. Vengo sempre riportata indietro. C'è un istante tra la morte e la rinascita, ma i tentacoli mi tirano a fondo. Grido, affogo, ritorno. Tentacoli. Ho incontrato un predatore ostile. Oddio. Ma sì, vabbè, ma questo mi ha aperto. Sì, vabbè, ma cosa sei? Ci fa rivedere questo, quindi eravamo già morti anche prima. E lei ogni volta non ricorda niente. Ma è spettacolare, raga. Che figata di idea. No, vabbè, bellissimo. La prima morte ti fa Returnal. Super bello. Ah, ero obbligata a morire lì? Ah, sì? Ah. Non è battibile? Elios! Astra, qui Selene. Sono sopravvissuta. Sì, forse era scriptata. Sono sulla nave. Magari si può battere, tipo la il primo boss di Dark Souls. Io ho già vissuto tutto questo. È molto difficile, sì. Esatto, perché più che altro perché magari è il primo boss forte... E tu comunque inizi che non è che sai giocare, quindi ci sta. Helios dispone di due pannelli interattivi, il terminale principale e il terminale delle sfide. Dal terminale principale puoi consultare le tue statistiche generali e le informazioni del diario di bordo. Il terminale delle sfide consente di accedere alla sfida giornaliera, se sbloccata, per competere contro gli altri esploratori. Oh oh. Esatto, è tipo il primo boss di Demon, sì. Lo puoi battere, però alla prima run è decisamente complicato farlo. Sì, sì. Fico. Ci vedrai su un gioco RP? Io gioco tanto RP. Che cosa... Cioè, io gioco tanto di ruolo. Poi non so che cosa intendi. Nemici eliminati. Oggetto non identificato nella stiva. Si consiglia la rimozione. Abbiamo due pericoli. Non so che cosa. Sì, anche GTRP, sì, sì. Non vedete l'energia? C'è la cam sopra? Magari lassù meglio? Oppure no, la metto semplicemente qua, leggermente più in alto. Così vediamo, qua non dovrei coprire nulla. The day after tomorrow. Ciao Mark, grazie. Buona serata anche a te. Non è un boss masciotta comunque. Bellissimo, Vanus, mi ispira un sacco. Dopo la morte ricomincerai dal luogo dello schianto, senza le armi, reperti e le risorse ottenute nell'ultimo ciclo. Le voci della banca dati e gli oggetti permanenti resistono al passaggio da un ciclo successivo. Usa gli oggetti permanenti per esplorare nuove aree e sfrutta scorciatoie. Figata. Scorciatoie. Tipo questo che cos'è? Sembra essere una sorta di portale. L'ambiente prima non era così. C'è lui! E la Madonna, Sinapsi. No, vabbè, è una cosa figa, ma... non... Cioè... Gioco di ruolo perché mi piace giocare di ruolo. Così perde un po' il senso, no? Cioè, è figa sta cosa che hai fatto, però... Si perde un po' il senso della cosa, no?
Anche perché vedo un sacco di gente fare RP e non saper ruolare minimamente. Ciao Crispy Cracker, grazie mille per gli 8 mesi. Grazie, bello, bentornato. Grazie, grazie, grazie. Boh, Synapse, io vedo tutti fare le stesse identiche cose, sinceramente, su RP. Valkyrie o Amazzone? Amazzone. Ah, non posso andare in acqua? Beh, guarda, sinceramente ho iniziato a fare RP l'estate dello scorso anno e per quelle, per insomma il po' di tempo in cui ho fatto RP ho notato che in generale la maggioranza della gente più che fare RP gioca a Second Life. E la Madonna, grazie Synapse! Ma grazie mille per le 10 sub! Mi segue la Silvietta? Oh, ma grazie! Grazie, grazie di cuore, Synapse. Grazie per il supporto. Thank you so, so, so much. Grazie, veramente, sei super generoso. Ben arrivati a tutti nuovi, grazie Synapse, benvenuti! L'hai doggiata fortissimo, Jordian. Ah, l'ha presa G-Lemon. Grazie mille. Allora, a me ispira un botto quella zona laggiù, guys. Perché tra l'altro è piena di premi, però qua si muore super facile. Io però lo sapete che non resisto al loot e quindi ci vado. Raga, io quando vedo il loot c'è da lootare. Posso impostare la mappa? Un counter del tempo che è passato dall'ultima morte. Un'opzione per le impostazioni. Ah, una cosa figa. Ah, saluta la Silvietta allora, Synapse. Ciao Spike, buon pomeriggio! No, l'ho iniziato da una mezz'oretta neanche. Ben arrivato. Allora, cerchiamo di non morire. In pieno proprio. Aspetta, vedo qualcosa laggiù. Qui serve una chiave corrotta, mi sa. Immaginavo. No, serve una chiave. Non parla di chiave corrotta, dice solo chiave. Non specifica quale. Cerchiamo di non morire. Se riesco a curarmi. Caricatore. Nuova tecnologia rilevata. Oh. Potenzia l'arma con premi L2 a metà costa per mirare con precisione. No, aspetta, in che senso? Cos'è sta roba? No, vabbè, guys! Che figata! Raga, spettacolare! Oh, ciao, Chiaretta! Buonasera! C'è codo che mi raida! Ciao, Chiara! Ci vediamo più tardi per la sfida! È più dura a metà strada? Sono pronta, sono pronta! Spero che ci faranno un sacco di domande su musica dei videogiochi e dei telefilm, però, perché io musica di cantanti... Boh. Ah, devo distruggere. Ok, qui dovevo distruggere. Cacchio, io raga ho pochissima vita già. No, non ho più munizioni. Ma non ho più munizioni. Ah, ecco. Porca. Shit. Ma si ricarica lentissima sta cosa. No, non conosco la musica. La musica. Non si ricarica.
dai. E non mi fa sparare normalmente. Ah, sì. Sì, è solo che se prendo la mira non posso. Però non posso mirare così. È che non posso mirare, è quello il problema. Cioè, se premo così, per forza mi fa quella roba lì. Ah, devo cliccare poco. Se clicco totalmente invece carica. Ah, è una funzione del grilletto. Certo, ci sta. Perché non è morto? No, raga, io non mi viene da pigiarlo totalmente. No, che già c'è poca vita. Sì, vabbè, ciao. Cos'è quel coso lì? Sono già morta. Rip. Niente, c'è quel coso da laggiù che mi spara delle palline. Sì, praticamente devo usare metà grilletto, ma... mi viene da farlo. È strano. Non puoi batterlo, adesso raggiralo. Avevo troppa poca vita, mi sa. Raga, ma è partito un treno! È partito un treno nel mezzo! Non me ne ero accorta! Ah, perché Armi ha regalato la sabba a Kodomo! Grazie, Armi! Thank you so much! Thanks! Abbiamo anche Kodo fra i draghi. Ho la dovuta pazienza fare esperienza. O anche no. Forse la foresta si adatta. La foresta si adatta. Sì, comunque è vero, conviene non mirare con questi qua, avete ragione. Perché adesso... cioè, perdono tipo i filamenti? Conviene non usare il mirino per quelli lì. Ma come? Altri? Tecnologia necessaria. Ci serve una tecnologia aliena. Sei longevo come gioco? Non lo so, l'ho appena iniziato. Calibratore usurato accresce i valori di competenza dell'arma. E lo devo utilizzare o si usa in automatico? Vediamo. Sì, infatti, tanto morire muori, però se puoi farlo apprendendo molte informazioni, effettivamente hai un vantaggio poi. Ogni volta cambia tutto. È molto figo. Grazie mille, ragazzi, per il trenino. Grazie a tutti quanti per il supporto. Ma sono tornata alla nave.
Ah, raga, è bellissimo comunque. Ha preso. Calibratore. Calibratore danneggiato per 2. Quello che cos'è? Cos'è? Wow! Ok, non posso sparargli a quel robo lassù. Che figata! Non so cosa sia sta mega bomba che ho tirato, ma è stupenda. Queste aliene ricordano film di fantascienza con Tom Cruise, o sbaglio? Sì, un po' sì. Sì, è vero. Più che altro è proprio l'atmosfera, anche il fatto che torni in vita. Sì, The Day After Tomorrow. Cos'è questo? Oh! Raga, è Natale! È il nostro compleanno! Spettacolo! Ho recuperato una xenoarma. È simile a una nostra carabina. Wow. Elimina i nemici per accumulare competenza con cui sbloccare nuovi tratti e valori delle armi. Ma cosa mi dici? Cabina tachiomatica. Che bomba. Questa che cos'è? Una piattaforma. Xenotecnologia necessaria. Ci serve la tecnologia per arrivare di sopra? Amico o nemico? Un'enorme muraglia che mi separa dall'origine della pallida ombra. Sarà nemico? Non posso superare il baratro. Saranno nemici. E adesso... sicuro. Mi dedicherò ad altro, indagando sul picco di energia nella foresta. Però non mi sta attaccando. Ciao. Sembrano amichevoli. Ok, meno male che non l'ho attaccato. Diario esplorativo, Atropo. Ciao Greg, buonasera. Hola. Vedi la pallida ombra? È un messaggio che dovrei conoscere solo io. E ora, di punto in bianco, lo sento di nuovo. Sono stati senzienti. Ma come potevano sapere? Qui mi serve una tecnologia assolutamente per spostarmi. Il tipino si sta ballando? No, non credo. Nemici? Dove sto mirando? Ah, è vero che ho l'arma nuova. Ma che devo mirare da un'altra parte. Oh no, sto cadendo. Ma quanti sono? Seno dispositivo recuperato. Sono sicura che mi tornerà utile. Forse è meglio se vengo a raccogliere sta roba dopo che li ho uccisi. Però io quest'arma mi trovo molto peggio che con l'altra, non so perché. Devo mettere la mira tipo dall'altra parte. Capisco cosa sbaglio.
Aia! No, mi si è tolto un tappino! Shit! No, aspetta, stop, fermati! Mi si è tolto un tappino dal... cosini che proteggono il pad. Ciao, STR H2O. È molto figo, mi piace un sacco. La mira non è l'esagono ma il pallino al centro. Sì, sì sì, no, l'avevo intuito. Ma comunque non mi prende dove colpisco. Quindi mi sa che devo mirare un pochino più sopra. Ok, distrutto. Vai, possiamo raccattare roba. Ho un bel po' di drop. Ne abbiamo fatti fuori tantissimi di quei cosi. Ma sono, mi sa, cariche per quest'arma le tecnologie che ho trovato. Aspetta, perché c'era della roba qui. L'ho raccolta tutta? Forse sì. Allora, c'è una cura di qua. Devo dare fuoco a quella roba. Qui mi curo. E boh, quella roba lì chissà. Un'altra arma, boh. Ciao Blood! Puro l'hai capita? Il gioco? Piano piano, sto imparando. È figo, un sacco. Molto bello. Qui c'è un'altra di quelle pedane. Non so niente, Spike. Ho appena iniziato anch'io. Con altre versioni di me. C'è sta tipa che, boh, è arrivata su questo pianeta e ha trovato se stessa morta. E c'è se stessa morta più volte. Wow. Sono veramente io. Oppure è necessario un oggetto specifico. Forse un riflesso di ciò che mi attende. Ciao Demi! Ah, va bene, buon lurking allora. Grazie per essere passata, Demi. Che mi curo? Ah, sì. Sì, comunque devo calcolare un attimo la balistica, perché vedete che se punto sul mirino non mi sembra di colpirli. Devo mirare leggermente più in alto, perché i proiettili sono a parabola. Quindi devo mirare un pochino più su, perché fanno così. Ecco perché non riuscivo a colpirli. Ho brain lag? Ma lo dico sempre io, mi curo. Chiave atropica. Eh no, e che cacchio. Quella è roba cattiva. Di andare sopra. Sì, comunque è di una fluidità spettacolare. Dai, ci arrivo, ce la posso fare, ci arrivo, ci arrivo. Sono arrivata dall'altra parte. Ok. Questa è buona. Altri di quegli ascensori. Oh, dispositivo ignoto. Ricostruttore. In grado di ricostruire con precisione entità complesse nell'ambiente. Etere insufficiente. Dico. Ok, ho trovato un costruttore. Ricostruttore. Cioè, in pratica qui più vai avanti, più scopri cose. Ti devo 10k di biscotti. Io? Perché? Per quale motivo? Wow!
piante bastarde. Come posso arrivare lassù? Servirà qualche tipo di dispositivo. Trova il modo di attivare la xenopiattaforma. No, qua torno indietro. Anio? Oh, ciao, polpa di pomodoro! Grazie mille, polpa, per aver risabbato. Grazie, grazie e bentornato per il terzo mese, polpa. È vero, posso farmi portare su da queste bastarde qui. Figata! Grazie della dritta, questa non ci avevo pensato. È stata riscattata una freddura? Ah no, è davvero? No, non avevo capito se era stata riscattata. Allora, giusto per distruggere l'atmosfera, esatto. Vai. Freddura numero 114. Da dove viene l'idea di sterilizzare l'ago della siringa che serve per l'iniezione? Vabbè. Da dove viene l'idea di sterilizzare l'ago della siringa che serve per l'iniezione fatale ad un condannato a morte? È proprio brutta. Cioè... ma tipo, è orribile? No, mi sono fermata perché era talmente brutta che l'ho letta e ci sono rimasta un attimo. Questo era proprio humor nero, ma di quelli brutti e cattivi. Molto di cattivo gusto, sinceramente. Allora, io non... a me non dispiace il black humor, se fatto bene, nel senso... questa era veramente... veramente molto tossica. Era simply toxic. No, non sono meglio le tue freddure, Spike. Vediamo se posso farmi portare su da questo. Perché è meglio se ci vado a piedi. Ne mancano tante, Plati. 200 e passa di freddure. Per finire quel libro e bruciarlo. Sarà una cosa che, mi, che non vedo l'ora di fare. Provo ad andare dall'altra parte perché... oh, qua ho esplorato. Qua si muore. Oh, ci devono essere delle zone qua che non possiamo visitare ancora. Provo a tornare indietro. Qui ancora. Così non ci chiede la tecnologia. Andiamo a visitare qua dietro. Allora, qua c'è un cancello e non so come tirarli giù quei cancelli lì. Calibratore danneggiato. Qui c'è una porta dove non sono stata, quindi andiamo a vedere che cosa c'è. Ma non l'ho colpito. Distrugge sto bagaglio. Sa che non si distrugge.
forse devo semplicemente evitarlo. Sì, vabbè, poi... L'etere è una sostanza misteriosa che persiste anche dopo la morte. Una resina maligna. Oddio, non so se la voglio prendere. Probabilità di avaria elevata. Devo per forza? Ma la chiave ce l'ho. Non so se la voglio quella resina maligna lì. È maligna. Oh. Aumento fuoco secondario. Riduce di 2 secondi il tempo di ricarica del fuoco secondario. Aspetta, forse potevo prendere quella resina e curarmi. Qua sto fabbricando qualcosa. Gli aumenti permettono di incrementare le statistiche durante il ciclo. Se sono applicati istantaneamente alla relativa statistica. Niente, tempo a leggere. Ma quindi ora posso fabbricare? Torretta tropica, Kerberon. Ah. Ormai l'ho usato. Chissà che cosa risolve se la prendo questa. Occupa uno slot per il potenziamento dell'integrità massima, ma è intrisa di malignità. Ma sì, dai, prendiamola. Oh! Non mi sono incattivita! Non ho preso la malignità! Ah. Oh shit! No, 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 sali, sali, sali! Oddio. Ah, devo arrivarci dall'altra parte, se no mi faccio male. E che cacchio! Ma porca zozza! Brutta sta zona, via! Via, via, via! Fuga. Allora, lassù come ci arrivo? Vediamo. Adesso ho la resina maligna. Ehi! Sto aperto. Questo. Una carabina tachiomatica più uno. Dammela. Sbarramento orizzontale oppure granata esplosiva? Ma dammi la granata esplosiva, scusami, questa è più uno. Permetti? Prendo quella più uno. Figata. Poi aspetta. C'era l'arma bella lì. Ciao Andre, buonasera. Raga, comunque questo gioco è davvero spettacolare, mi piace un casino. Ancora non posso prendere questa cosa. Ho aperto una porta di qua. Pistola modificata. No, preferisco la mia granata. Cioè la mia carabina. Penso. Anche se hai missili a ricerca. Oddio! Queen Julie Bean! Ma grazie mille! 5 sub! Grazie, grazie, grazie! Queen Julie Bean! Grazie di cuore! Per il regalone! Grazie, Queen Julie! Apprezzo tantissimo! Grazie, grazie, grazie! Ben arrivati a tutti! Sarina, vado a riposarmi un po', ci vediamo dopo e che vinca il migliore. Yes, in bocca al lupo. Mi raccomando, comunica
al tuo team che se siamo in difficoltà si fermano un attimo perché sono scarso. Ma guarda che noi siamo scarsissimi. Cioè, se si parla di cantanti, io non so niente. Vai sereno. A dopo, buon riposo. Abbiamo trovato il nuovo Genshin per Sara? No, non credo, però è fighissimo. È molto molto figo. Mi piace assai. Sì, che poi c'è anche da farmare, quindi è bello. Cioè, devi esplorare, trovare cose nuove. Ah, sono tornata alla navicella. Ma che succede se tipo esploro una navicella? Accade qualcosa? Vediamo. Vediamo se posso tipo fare qualcosa con la navicella. Stasera c'è praticamente un format che si chiama Che Spettacolo, che è su un canale che fa solo questo format. Ed è una figata, praticamente è una specie di torneo tra streamer. E sarà la mia squadra contro quella di Kodomo. E sono con Gianandrea, Giulia, Matt, Simone e Tommy contro appunto la squadra di Kodomo. E bisogna indovinare le musiche. Ma noi siamo tutte schiappissime sui cantanti. Ah, posso dormire? Che succede se dormo? Provo a dormire. Vediamo che succede. Leggi log del computer di bordo? No, you don't save, Army. You don't save. Never. It's a roguelike, so you don't. Chi c'è nella tua squadra? Gianandrea, Giulia, Tommy, Simone e Matt. Sul canale Che Spettacolo, si chiama proprio così il canale, con la K. Che spettacolo, tutto attaccato. E sarà alle 9:30. Alla morte salvi, esatto. Non ti preoccupare, Giorgia. Allora, oggetto non identificato nella stiva, si consiglia la rimozione. Il segnale della pallida ombra. Da dove arriva? Non ci sono galassie in questo vuoto. Ricordi quando ci hanno dirottati? Scommetto che è stato questo. Spiegherebbe perché i pezzi grossi facessero tanto gli evasivi. È un messaggio chiaro, probabilmente una richiesta di soccorso. Dobbiamo andare. L'avvicinamento ad Artropo non è consentito. Dobbiamo aspettare l'autorizzazione. Io lo conosco, l'ho già sentito. Mi è difficile da spiegare. Conosci il messaggio? Che intendi? Selene? Fascicolo personale. Competenze primo contatto, analisi dati, riparazioni sul campo, test armamenti. Note, profilo psicologico segnalato, eterocromia traumatica. Eterocromia non sono gli occhi di due colori diversi? Come faccio a rimuovere la parte pericolosa? Però ha detto eterocromia traumatica. Vuol dire che le sono cambiati i colori... Cioè, le è cambiato il colore di un occhio dopo un evento traumatico. Come David Bowie? Perché a David Bowie sono cambiati gli occhi dopo un evento traumatico? Davvero? Non credevo nemmeno che fosse possibile. Affascinante. Wow, sapevo dei capelli bianchi. C'è una youtuber che seguo che mi piace un sacco che si chiama Little Shepherd. Che è questa ragazza che... a cui sono venuti i capelli bianchi a 13 anni. Dopo un evento traumatico. Non bianchi ma grigi. E infatti lei li tiene così, sono bellissimi tra l'altro. E ha questi capelli grigi, appunto. Cioè, sapevo dei capelli, non sapevo degli occhi. Di qua. Proseguiamo. Però
li segna come cattivi questi, non capisco. E lo segna come cattivo, però non mi obbliga ad ucciderlo. Vabbè. Me lo segnava rosso sulla minimappa. Forse qui devo lasciarmi portare su. Però non vedo altri punti dove salire poi. Oh no. Comunque no, non mi causa motion sickness, perché in terza persona. Prima c'era qualcuno che mi chiedeva se avessi motion sickness. Vero. Essendo in terza non mi dà fastidio. Posso arrivare lassù? Che palle, tutte le volte cado qua. Aspetta, io vengo da qui però. No, non è vero, sto tornando indietro. No, stasera è su quel canale lì. È sul loro canale. Eh sì, infatti immagino di dover trovare una tecnologia diversa. Che qua poi non riesco ad andare avanti. Porta qui e mi dice che devo trovare la tecnologia. Allora, questi sono da distruggere, ma non so come. Probabilmente devo dar fuoco in qualche modo. Aspetta, ma io adesso ho le granate però. Ah no, ok, niente, rimbalzano. Aspetta, questa porta? Oh no! Non credo di essere stata qui. O forse sì. Wow. Ho trovato una xenotecnologia su un senziente morto. Secondo le scansioni dovrei poter potenziare la tuta. Mi ha portato in colonia. Sembra che sia compatibile. Integrazione sistemi completata. Avvio un collaudo di conferma. Bellissimo. Ok, ora la tuta permette di usare i traslatori per il teletrasporto. Oh sì! Mi serviva quella tecnologia lì! Cioè... quanti mat! Raga, sto gioco è la vita, mi piace da morire! Si luta un sacco di roba! Gata. Vai, risaliamo. Dai, è super bello. È un'idea fichissima. Confermo. Teletrasporto lineare. Il punto d'uscita sembra essere fisso. Yes. Seno sarcofago. Oh no, è una trappola. Che ansia!
marmollati di sotto. Io adesso li voglio uccidere, però. Shit, shit, shit. Facevi solo il figo. Era un can che abbaiava. Wow. No, aspetta, ce n'è un altro. Yeah. Torniamo su. Vai, devo prendere quella roba adesso che avevo liberato. Sì, ogni volta che muori ricominci da capo. Yes. Allora, questo non mi porta da nessuna parte. Però ce n'è un altro là. Yes. Ce l'ho il contenitore maligno. Cioè, ho la chiave maligna. Oh no, sono in avaria. Elemento ignoto. Che cos'è? Perdi oboliti quando subisci danni. Sfera di interferenza. Ripristina una minima percentuale di integrità. Disattiva tutte le torrette nell'area. È un consumabile. Prendiamolo. Sembra molto più OP. Perché, sì, per carità, l'integrità è buona, però... poter disattivare tutte le torrette... sembra OP. No, come al contrario! Baby Shark, sei cattivissimo. Sei molto cattivo, Baby Shark. Molto. Calcolate il tempo, please. Sei davvero cattivo. Minchia, cioè... mi fate giocare al contrario in uno sparatutto. Già sto giocando col pad, che per me è un malus. Vi ricordo che gioco col PC. Doppio malus. Non posso ancora, però posso usare questo teleport, vai. Nessun traslatore attivo. Adesso devo attivare tutti i traslatori che sono in giro, praticamente. C'era quello su per le scale. No, aspetta, qua ci sono appena stato. Ho sbagliato posto. Sono perso. Di qua. Oh yes, teleport. No, shit, non riesco a sparare bene. C'ho un mobiletto IKEA! Grazie mille per il decimo mese di resub, mobiletto! Bentornato! Usa chiavi. Cioè, per tornare normale mi... cioè, devo usare una chiave. Cosa c'è là dentro? Oh. Vorrei vedere. Io sono finita. Scansione nell'area. Ah, mi stanno iniziando a fare male le braccia. Ho scoperto xenotecnologie che fabbricano dispositivi. Wow.
Fabbricatore. Fiala di Silfio grande. Oh sì, cambia. Stai scherzando, una fiala grossa. Sono passati 5 minuti. Ah, ti ringrazio. Ma cosa gioco meglio, raga? Ma cosa dite? Ho tirato una granata totalmente a destra invece che tirarla in faccia ai mob. Ma c'erano tante cose però da craftare. Vabbè, too late, ormai ho fatto quella. Tu che cosa sei? Aumento di valori. Oh no, dovevo avere più oboliti. Che cos'è? Questo mi sa che ci porta all'ingresso. Ho trovato tracce di una primitiva xenolingua. O forse no. Al momento non sono in grado di decifrare questo xenoglifo. Peccato. E qua che cosa c'è? Ah, lo posso attivare. Oh. Mi porta dove voglio questo. Fichissimo. Però prima voglio attivare questa porta. Ah? Oh. Ho scoperto un frammento di xenolingua. Codice xenoglifico. Trova il modo di distruggere le xenobarriere. Lo segno sulla mappa. Ok, la granata non funziona e me la sono appena tirata in faccia. Chi è? Di nuovo il patecchino che è uscito. Shit, che male. Oh! Vabbè. Via, 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 via. Dov'è il teleport? Andiamo qua. Mi ripiglio e torniamo. Sì, questi fanno troppo male. Devo recuperare vita. Continua a togliermi sì, il patacchino dal pad. Ah. Perché non ci stanno? Si tolgono le zampine. E ho i cosini per proteggere il pad, ma si tolgono. Vediamo se riesco a riprendere quella vita prima di andare avanti. Sto morendo. Tra l'altro quando subisco danno perdo anche gli oboliti. Ah, cavoli. Non so come fare con quello. Boh. Devo per forza proseguire. Ho una cura? Come posso usarla? Come posso usare la cura che ho? È vero, ho una cura che mi cura tanto, tra l'altro. L1? Thanks. Nice. Many thanks. Ok, torniamo. Ok, allora, quei tizi sono estremamente bastardi. Putrido. Ah!
Putrido 2. Sono finiti? Che è successo? Huh? What? What? Ci sono rimasta così male. Eravamo un sacco avanti. Avevo sbloccato un sacco di roba. Sono molto triste per questa cosa. Vabbè. Purtroppo crasha abbastanza spesso. Ma non va bene però sul roguelike che crashi, infatti. Cavoli, eravamo un sacco avanti! Avevo sbloccato il mondo di roba! Ah, sarei più preparata per la prossima partita. Sì, però il gioco è fichissimo ed è un po' una merda se crasha, perché il gioco è un sacco bello. Però se crasha... Eh no, non puoi crashare sul roguelike, era un botto avanti, avevamo fatto un sacco di roba e sbloccato un sacco di roba. Eh no, non resta niente, bisogna rifare tutto da capo. No, vabbè, allora, non mi sento frustrata perché obiettivamente avevo giocato giusto neanche un paio d'ore. Quindi è tutto rifattibile, per carità. Però stavamo andando alla grande. Ah, mannaggia, che peccato. Salmon Templar, grazie mille per la sub. Abilico. Simon Templar, grazie mille. Bilico, benvenuto. Grazie, grazie, Simon. Thank you. No, non resta niente. Eh no, raga. No, non ha salvato. Raga, non avete capito, non ci sono i salvataggi. È un roguelike. Ma se succede tra 4 ore di gioco... È un problema. L'abbiamo sbloccata l'emote, Manuel. Avete già l'emote nuova, è il Kuro Drink. Ce l'avete. Devi morire più spesso così salva. Ma non salva. No, non salva niente, ragazzi. Beh, comunque è molto bello. Peccato per questo bug del crash, perché... Porca miseria. Un crash così su roguelike, pesante. Adesso, vabbè, avevamo giusto... paio d'ore di gioco, su questa run cos'era, un'ora? Neanche forse, 40 minuti, vabbè, tranquillamente rifattibile, però assolutamente devono risolvere, perché se fa un crash così, esatto, dopo che giochi 10 ore, è un problema molto grosso, quindi sicuramente devono sistemarla sta cosa, perché cioè, il gioco è molto figo, mi piace tantissimo e voglio rigiocarci ancora. Però sto bug lo devono sistemare. Se no è possibile. L'alternativa è la speedrun. Ma non va bene. Ma non va comunque bene. Oh, Rules! Ecco là. Bentornato, Urs Rules. Grazie per i 6 mesi, bellissimo. Thank you. Bentornato fra di noi. È un bug bello pesante. Per un roguelike sì. 10 ore e crash, tilterei male. Adesso mi mette un po' ansia sta cosa. Lo devono risolvere subito, sì, perché... Cioè, sinceramente... Cioè, mi mette ansia anche solo il pensiero di ricominciare. Magari farmi 4-5 ore e poi boom, crashi e ti butta tutto nel cesso.